Shrek è un film prodotto negli Stati Uniti nel 2001, ispirato dall'omonimo libro scritto nel 1990. La sua caratteristica principale, che lo rende originale ancora oggi, è l'aver ribaltato i cliché delle favole classiche, che vedevano spesso come protagonista l'eroe più stereotipato possibile. Ovvero con bellezza innata, coraggio da vendere, muscoli in vista e capelli biondi lunghi al vento, che deve salvare la principessa dai terribili mostri senza farsi un graffio. Qui invece abbiamo i ruoli ribaltati. Gli eroi sono un orco burbero e scontroso, Shrek, il suo compagno inseparabile Ciuchino, asino sempre allegro che urteranno un poco i suoi amici con le sue continue chiacchiere, il gatto con gli stivali, una draghessa, eccetera. Dall'altra parte i nemici sono proprio il re, le fatine, i principi azzurri e tanti altri. Nel primo film, Shrek con l'aiuto di Ciuchino deve salvare la principessa Fiona tenuta prigioniera in un castello sorvegliato da un terribile drago. Il protagonista si ritrova a fare a seguito di una promessa del Lord Farquaad che in cambio avrebbe sgomberato le creature delle favole dalla sua casa nella palude. I due riusciranno nel salvataggio della principessa e tra Shrek e Fiona si creerà un rapporto sentimentale. Così come tra Ciuchino e la draghessa, i quali daranno luce a dei figli parecchio strani. Proprio il legame tra Fiona e Shrek merita una considerazione, in quanto lui, appena dopo aver salvato la principessa, non sembra inizialmente interessato a lei, ma solo a tornare nella sua casa. Il passare del tempo, però, gli farà cambiare idea. Fiona, a causa di un incantesimo, si vede trasformata in un'orchessa e solo con il bacio del primo amore riceverà la forma del suo amato. Altro aspetto interessante è il confronto tra Shrek e i genitori di Fiona, incontro che avverrà nel secondo film, sovrani del regno di molto molto lontano. Entrambi, in particolare il padre con cui non mancheranno i litigi, non vedono proprio di buon occhio Shrek in quanto orco. Non mandano quindi giù nemmeno la decisione della figlia di aver preferito questo tipo di animale come sposo ad un bel principe azzurro. Anche gli abitanti del regno, alla vista dell'imponente e sgraziato orco, scappano spaventati. Ricapitolando e tornando al titolo del video, questa è stata un'opera diversa e rivoluzionaria. Ha cambiato le regole e le carte sul tavolo delle sceneggiature dopo anni di favole Disney ai limiti del sessismo e dai messaggi moralmente discutibili, con l'esaltazione dell'aspetto estetico esteriore rispetto a quelli più umani e personali. A Shrek possiamo dare il merito di essere un precursore di questo cambiamento. Negli anni a seguire le opere d'animazione non sono state più le stesse. Sono stati portati alla luce aspetti che in passato non erano mai stati esplorati, tranne magari in rari casi. Secondo noi la chiave del successo di Shrek è stato proprio il coraggio di mostrare per la prima volta elementi che nessuno fino ad allora ha saputo mai raccontare o mostrare. Chi all'inizio del 2000 avrebbe mai messo un orco protagonista che in passato era sempre stato rappresentato come cattivo? O un ciuchino, un asino al posto del bellissimo cavallo utilizzato dagli eroi per le loro avventure? Oppure una draghessa? Il grande successo ottenuto sia in termine cinematografico che commerciale, con il consenso di piccoli e non, paga ancora oggi alla grande le scelte fatte ormai 22 anni fa. In conclusione, Shrek ci insegna di non farci pregiudizi sulle altre persone e di non giudicare le apparenze. Il nostro protagonista si rivelerà buono e leale, non avrà mai interesse a governare e diventare re, ma solo a vivere serenamente in famiglia nella sua palude.
Il video termina qui. Ricordatevi di mettere mi piace ed iscrivervi. Noi ci vediamo alla prossima!